tutti, bentornati sul canale. Oggi siamo qui per l'appuntamento mensile con la The Bros Challenge, la challenge di lettura dei Book Brothers, che come al solito trovate qua sotto il link al gruppo Facebook. Questo mese Valentina del canale Book Addicted ha scelto gli animali come tema di lettura, ovvero un animale che avesse un ruolo principale o da protagonista nel libro. E io ho scelto Squalo Bianco di Peter Benchley, perché cioè, più protagonista di così. In realtà non era esattamente quello che mi aspettavo. Questo è il libro che mi ha regalato Angela del canale Angela Cannucciari, che tesoro, grazie mille, è stata una lettura molto molto divertente, ma adesso andrò a parlarvene. Allora, cosa parla Squalo Bianco? Parla di questa creatura che è un esperimento della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale, che finisce dispersa nel profondo dei mari dell'Atlantico e che verrà poi ritrovata anni dopo da una spedizione per il National Geographic, che sta documentando la vita sul fondale marino alle grandi profondità, e trovano questa cassa di metallo, ottone forse, adesso non mi ricordo bene, che viene prelevata e caricata su una nave per poter poi essere aperta e vederne il contenuto. Se non che un fotografo che vuole avere la fama di vedere per primo che cosa c'è dentro la cassa, quando la apre viene attaccato dal contenuto della cassa. Infatti è il nostro squalo bianco, che è il nome in codice della creatura, dell'esperimento, che lo attacca e lo uccide, scappando poi in mare. Vediamo poi uno sbalzo temporale avanti di qualche mese. Qui noi incontriamo Chase. Chase è il nostro protagonista ed è un biologo marino che è a capo dell'istituto di Osprey Island. Chase è un biologo che prima era un attivista, che ha messo su l'istituto per poter salvaguardare la fauna marina dei dintorni, dove è cresciuto lui. Nel periodo in cui noi lo conosciamo, avrà quest'estate da passare con il figlio. Infatti lui è divorziato, sono 8 anni che non vede il figlio, e il figlio ha deciso di passare l'estate con lui. Nel mentre che sono insieme incontrano vari animali che mostrano segni di attacchi che sembrano quasi di squalo, se non che gli squali non hanno 5 dita. Che dire di questo libro? È puro intrattenimento, ve lo dico chiaramente. Ecco, la cosa che mi piace di Peter Benchley non è tanto le trame, ma è il fatto che mi ricorda tantissimo quei film della domenica pomeriggio, diciamo quelli tipo i disaster movie, i film tipo questi di squali, tipo adesso ne sparo una grossa, tipo Sharknado, no? Quei film assolutamente di puro intrattenimento, che non bisogna assolutamente cercare una base scientifica realistica, che devi semplicemente guardarli, storcere un po' il naso quando diventano totalmente assurdi e impossibili, ma che comunque intrattengono. Soprattutto quando ci sono i momenti di azione, di tensione, lui la sa tenere benissimo questa tensione, ti tiene proprio lì attento, no? A vedere che cosa succederà dopo. Ed è una cosa che mi piace un sacco della sua scrittura. Per il resto, come storia, non è che mi ha fatto impazzire. Però, come ho detto, è puro intrattenimento, semplicemente come vedere un film della domenica pomeriggio. Ve lo consiglio? Sì! Dovete partire col presupposto che non è il capolavoro dei capolavori, però comunque ti tiene incollato alle pagine per saperne di più, soprattutto quando partono le scene di tensione. Il tema del mese comunque si lega sia al fatto che il protagonista è un esperimento scientifico in parte animale, perché il corpo dell'uomo è stato comunque alterato tramite geni di squalo. Quindi da qui appunto il titolo Squalo Bianco. In più tutta la storia è comunque basata sull'ambiente marino, quindi siamo comunque su un'isola, siamo circondati dal mare, il nostro protagonista è un biologo, quindi ci parla del mare, noi siamo sempre a contatto col mare, con le creature del mare. Ed è molto interessante da alcuni punti di vista, per quanto per alcune cose assolutamente non è da prendere come certezza scientifica, però è sicuramente una lettura che intrattiene. Questa è stata la lettura per il mese di maggio, è stata una lettura sicuramente divertente in un certo senso, e ringrazio ancora Angela per avermelo regalato.
Grazie tesoro, è stato molto molto divertente da leggere. Questo era tutto, io spero di avervi tenuto compagnia e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!